partecipazione. Queste elezioni potevano rappresentare il rilancio della sinistra unita, visto che coloro che si presentano negli altri schieramenti, nessuno è immuno da colpe di aver gettato il nostro paese nella disperazione sociale. È importante costruire una grossa forza politica organizzata della sinistra sociale di classe e anticapitalista, ma anche di una grande opposizione e resistenza antifascista, e condurre una lotta al fascismo ormai dominante ed egemone nel pensiero anche dei lavoratori. Andando ognuno per proprio conto vuol dire partire svantaggiati e contrastare le controffensive delle destre autoritarie, xenofobe e naziste. Non possiamo far passare nel dimenticatoio le politiche scellerate di 30 anni, alternandosi centro-sinistra, centro-destra e addirittura ricorrere ai governi tecnici peggiori, così da poter sostenere come se nulla fosse, mascherati in parte come appoggio ai governi tecnici, altro in modo evidente del governo naturale. Così la Meloni, da 23 anni in politica, difende Dio, patria e famiglia, ma non si scusa. Ha sostenuto Berlusconi, Alemanno e Formigoni. Ha sostenuto e approvato il fascismo. In questo caso è importante anche sapere chi abbiamo di fronte, no? L'avversario. Sì, è importante divulgare il programma, ma sapere anche chi il pericolo che abbiamo di fronte. Ha sostenuto e approvato il fiscal compact e il salvidato. Ha sostenuto e approvato il Trattato Europeo di Lisbona, ha sostenuto e approvato l'accordo di Dublino sui migranti, ha votato la legge Fornero, ha votato i tagli per i tagli alla sanità, ha votato lo scudo fiscale e tutti i condoni per salvare gli evasori dalla galera, ha votato il lodo al fatto, il legittimo impedimento e tutte le leggi a persona per salvare Berlusconi dalla galera. Addirittura ha votato Lupi, che fosse la nipote di Lupano, e qualcuno ce lo voleva anche farcelo prendere. Ebbene, evidentemente la memoria corta porterà la Meloni ad essere premiata, addirittura con un programma tutto da ridire: aumento delle spese militari al 2% del PIL, sostegno incondizionato all'Ucraina, compreso l'invio di armi, isolamento della Russia, tanto a pagare le conseguenze saremo noi, pieno asservimento agli USA e alla NATO. Andando avanti si trovano presidenzialismo, autonomia differenziata, che spaccherà inevitabilmente il paese e aumenterà ancora le disuguaglianze. Giustizia, per come piace a Berlusconi, e dei redditi di sicurezza. Qui è il reddito di cittadinanza, ritorno ai voucher, aumento del tetto al contante, condono fiscale con buona pace di chi paga le tasse, sia nucleare e via liberi condizionati alle trimestre. Avanti tutto anche con la flat tax, che avvantaggerebbe i soldi campioni e creerebbe un buco da 40-50 miliardi nelle finanze pubbliche. Buco che ovviamente graverebbe inevitabilmente sulle masse, poiché a rimetterci saranno sempre i servizi pubblici che dovranno essere tagliati. Il PD ha governato o è stato in maggioranza per 10 anni, negli ultimi 11, e non ha fatto nulla di sinistra, nulla di questo che adesso sta promettendo. Però il Joe Biden l'ha abolito con l'articolo 18 e ha precarizzato ancora di più il lavoro. Ha votato la legge Fornero che ha aumentato in dismisura l'età pensionata e ridotto drasticamente il rendimento delle pensioni. Andiamo più vecchi in pensione e con meno soldi. Sostiene l'aumento delle spese militari e l'invio delle armi di Ucraina. L'ultimo governo poi, con il Movimento 5 Stelle, ha dividersi in due esperienze, prima con Salvini, poi con Letta. A capo del governo c'era Giuseppe Conte, che ha lasciato in mezzo al mare Mediterraneo, al gelo, chi scappava dalla miseria e dalle guerre e ha ordinato di chiudere i porti italiani. Non ha mai fatto l'acqua pubblica, cosa che invece De Magistris a Napoli l'ha portata avanti fino in fondo, appunto contro le camorre e chi voleva privatizzare. Ha appoggiato il governo Draghi sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali, ha sostenuto la svendita del patrimonio pubblico, ha votato per l'invio delle armi, per l'acquisto dei nuovi F-35, ha votato per la riduzione delle risorse per la scuola e della sanità pubblica, ha sostenuto anche l'autonomia differenziale, che avrà l'effetto di rendere il paese ancora più diseguale. Chi non verrà premiato nella stessa misura è l'alleanza elettorale tra i Verdi e Sinistra Italiana con il PD, che addirittura ha fatto saltare l'accordo con Caletta, che ha dato vita poi con Renzi al terzo polo, perché ha ritenuto un accordo troppo di sinistra. Ma qui è da stendere un velo pietoso. Un'alleanza che ha cercato a tutti i costi per la sopravvivenza, mai impegnatosi ad un confronto serio con l'Unione Popolare, con programmi molto simili e che sa benissimo che non potrà realizzarlo in quanto un secondo dopo che saranno eletti si divideranno. Ma l'auspicio è di un ripensamento e vedere allargare il fronte unitario a sinistra.
Intanto Unione Popolare è riuscita a mettere insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Neva e Manifesta, oltre a numerose persone della società civile. Un'alleanza che ho sostenuto sul nascere, dandomi l'opportunità di recarmi alle urne per cercare di invertire la rotta, come già qualcuno vi ha anticipato. Perché un'Italia migliore è possibile, più che mai necessaria. Un paese in cui tutti possono avere un lavoro con un salario decente, in cui lo Stato garantisca servizi pubblici di qualità, in cui la natura venga protetta e le nostre libertà civili difese. Un paese che non discrimini e in cui nessuno sia abbandonato a se stesso. Un paese che sia attore di pace nel contesto internazionale. In barba a chi invoca il voto utile, il soccorso del proprio partito per non far dilagare le destre. Ma il voto non è mai inutile. Tutto al più ci può essere il voto di scambio. E inoltre la speranza di ritornare ad una legge che ripristina il sistema elettorale proporzionale, senza alcun sbarramento, dove ognuno può essere rappresentato e scelto liberamente dai cittadini e non dalle segreterie di partito. Per questo, senza se e senza ma, per sostenere queste idee e questo programma,